Eccoci qui, buonasera, noi siamo in diretta dallo Sheraton di Milano per raccontarvi queste ultime ore di mercato sempre più calde. Io sono Anna Maria, come c'è Cristian, per footballnews24.it. Cristian, senza dubbio la notizia più vociferata, più attuale è proprio quella di Gosens e la sua ufficialità. Esattamente, visite superate per quanto riguarda Robin, è ufficiale per quanto riguarda la sua firma sul contratto, quindi possiamo dirlo, è un nuovo giocatore dell'Inter. Invece, proprio a proposito, no, sempre di Inter, quindi sponda nero-azzurra, si parla appunto di Caicedo. C'è il sì da parte del giocatore, però il Genoa sta ancora Tiene provando. banco, esatto, Esatto. quindi per quanto riguarda il giocatore c'è la preferenza di andare ovviamente all'Inter, anche perché sappiamo ritrova Simone Inzaghi con cui ha condiviso grandi E momenti, suoi gol al esattamente novantesimo. all'ultimo respiro, però insomma vediamo il Genoa come si comporterà e questa trattativa con l'Inter se andrà poi effettivamente fino in fondo e in porto. Anche perché l'Inter ha bisogno di un apporto offensivo, considerato che Correa è infortunato ed è ancora Esattamente. nelle tre competizioni, Champions, Coppa Italia, campionato, è importante È un comunque. giocatore che può servire soprattutto come riserva, appunto, entrare negli ultimi minuti e spezzare le Per quanto riguarda il Milan, invece, è sempre più vicino il rinnovo di Theo Hernandez e invece c'è una smentita su Botman. Abbiamo sentito proprio da poco, Cristian ha sentito il suo entourage Sì. e c'è stata una smentita. Sì, la possibilità concreta in realtà sembra dovesse arrivare a giugno, non prima, quindi non per quanto riguarda il mese di gennaio, non per questa finestra di calciomercato, però staremo a vedere nelle prossime ore come evolverà questa situazione. Ufficiale invece l'arrivo di Pellegrini al Torino Sì. dal Monaco, mentre per quanto riguarda la Juventus sono molto attive le sirene d'uscita. Esattamente, perché con Vlahovic, che sappiamo ormai è una questione di ore la sua conferma e ufficialità, sappiamo benissimo che la Juventus ha bisogno di vendere, quindi di Sì, sfoltire un pochino la rosa. necessariamente. Esattamente, quindi conquistare qualche milioncino da qualche parte. E quindi sono tanti i giocatori che in questo momento sono in fase d'uscita, se così vogliamo dire. Tiene banco ovviamente il nome di Dybala su tutti quanti. Eh sì, anche perché è stato avvicinato dal Liverpool e è chiaro che sono trattative che non è che possono avvenire in poche ore, però a costo di non perderlo, a costo zero, potrebbe esserci la volontà da parte della Juventus di velocizzare la trattativa e Esattamente. quindi occhio. Bisogna capire anche Dybala, Paolo, Cosa che vuole fare? sensazioni ha in questo momento, no? Perché abbiamo visto nelle ultime settimane Sì, anche ha la non storto un po' il naso, esultanza, insomma, esatto. sicuramente il clima non è dei più sereni. Esatto. Stesso discorso, insomma, in uscita per Kulusevski, sempre sirene dalla Premier, però questa volta dall'Everton. Esattamente. Nel frattempo qui sta terminando l'assemblea, quindi c'è un via Se vai di escono, persone che magari escono. riusciamo a sentire anche qualche notizia. Esatto. Noi siamo qui per questo, quindi tutto live, il bello della Esatto. diretta. E quindi insomma dicevamo per quanto riguarda Kulusevski c'è stato un grande interessamento da parte dell'Everton, però sempre notizia degli ultimi minuti, Chris, questa non te l'ho detta perché mi è arrivato ora un messaggino, vediamo se poi sarà così. In realtà è entrato a gamba tesa anche il Milan per quanto riguarda Kulusevski e potrebbe essere un'alternativa concreta. Ma penso che la Juve comunque preferisca Certo, mandare un giocatore non una all'estero e non concorrente, rinforzare una esatto. concorrente. Esatto. Tante parole anche per quanto riguarda Morata, perché Eh sì, eh poi sì, eh in sì. realtà forse è quello più destinato, il più papabile ad abbandonare la Juventus fin da subito. Sappiamo che la sua preferenza principale è il Barcellona, però se ci saranno anche altre occasioni ci farà un pensierino, insomma. Mi raccomando, Chris, sempre sul pezzo. Noi cercheremo di aggiornarvi appena ci arriveranno altre news di questo calciomercato e quindi ci vediamo prestissimo, insomma, in queste ore con i nuovi collegamenti. Ciao!